Il video virale con Giorgia Meloni di Dibullo qui ha anche incontrato un volontario, Alberto Albonetti, parrucchiere San Pietro in vincoli consegnati a Dibullo per distribuire necessità base e aiutare con le operazioni pulizia della zona. Profilo per testimoniare la visita del Premier, le immagini quindi riprese anche negli uffici Palazzo Chigi. Non crederai a ciò che abbiamo trovato in Dibullo, dice nel video il sindaco. Non è apparso, abbiamo trovato Giorgia invece, siamo anche riusciti a stringere la mano. Quindi segue uno scambio di battute con Meloni, che loda il lavoro dei volontari e poi posa con alcune foto insieme ad Albonetti e suo figlio. Albonetti, accusati di essere nostalgici per la storia, ha preso una svolta inaspettata dopo che la realtà giornalistica come il programma di Martedì e Repubblica ha iniziato a sollevare la perplessità nel video che è diventato virale. Il primo dubbio riguarda la casualità della situazione e fatto capire che l'intera scena potrebbe sono stati organizzati. Tuttavia, le accuse più difficili riguardano lo stesso Albonetti. Il volontario, che molti politici di altitudine di Ide stanno migliorando in queste ore e che è stato intervistato da numerose agenzie e giornali, sarebbe un nostalgico del. Numerosi post trovati sul suo profilo sociale gli avrebbero testimoniato foto del duce con la didascalia "ritorna immediatamente", post condivisi con l'immagine di Mussolini e messaggi come "lo straniero non sarà mai italiano". Lascia che capisca Boldrini e infine altre immagini che contestano il 25 aprile chiamandolo un giorno di lutto nazionale. Cosa ha detto il volontario dopo il video in Emilia? Il video, lo scambio di battute con Giorgia Meloni e l'intera operazione, quindi, secondo alcune realtà, sarebbe stato tutto orchestrato per evidenziare l'immagine di Meloni, che è venuto nei territori allagati dopo la tragedia. In ADN Cronos, lo stesso Albonetti ha migliorato il Premier come segue: non mi sembrava fedele, ho visto Meloni e ho fatto un di cuore. Il sindaco non è mai stato visto, mai nemmeno Bonaccini, e lei è venuta. Ha aggiunto: l'ho vista arrivare con gli stivali. Si è avvicinato e si è congratulato con noi per quello stiamo facendo, ci ha detto che siamo bravi ragazzi e la macchina per solidari è bellissima. Ci ha salutato, ci ha abbracciato, ho tenuto il foto con il mio bambino, sono andate anche a vedere altre famiglie. Le parole che, queste sono le accuse, avrebbero un guadagno politico.